perché la scienza, non vuole prendere in considerazione quello che uno introduce. È incredibile. Lo prende in considerazione per quanto riguarda il tabacco, che il tabacco, dico qua e ripeto, le persone, non sopporto i fumatori. Ho smesso di fumare nel 1978, non ho più fumato una sigaretta. Meglio non fumare. Ma tra certi alimenti che finiscono nell'apparato digerente e che restano a contatto col sistema immunitario e con il sangue e che finiscono nel circolo sanguigno, molto più facilmente e più a lungo che non con il fumo, si scoprirà e si arriverà a scoprire se ci sarà una scienza vera, efficace, onesta, che sono molto più dannosi gli alimenti che vanno nell'apparato digerente che non le sostanze come il fumo è non l'ossido di carbonio, il fumo del tabacco o di altre varie erbe, ecco, che entrano nei polmoni, entrano ed escono. Del resto, una ricerca fatta dall'Istituto dei Tumori dello IEO, dall'Istituto del professor Veronesi, è venuto alla eclatante scoperta che il fumo poteva essere implicato solo nel 6% dei tumori. Il 6%, non il 60%, il 6%. Allora, dottor ma soprattutto di quelli che hanno continuato, io sono contrario al fumo, non sopporto i fumatori, però lascio libere le persone di fumare, basta che non mi fumino nella stanza dove vivo, nel posto dove vivo, ma il fumo non ci siamo, non c'entra niente, non è un incentivo a fumare, io continuo a dire molto meglio tenersi una prugna secca in bocca, ma tra il fumo e l'alimentazione, il rapporto è 99 a carico dell'alimentazione e 1 a carico del fumo, per quanto riguarda i tumori. E secondo me sono già tanti da accreditare al fumo. L'1% secondo me sono già tanti. Proprio l'esempio che facevo prima, no? di una bambina di 4 anni, non di origine italiana, a 4 anni con un tumore ai polmoni, la dice tutta. L'alimentazione può disintossicare dallo smog di Milano? Questa domanda sì, però. Ma altro che. Anche perché, e io non mi stancherò mai e poi mai di ripeterlo, ciò che entra nei polmoni entra ed esce. Rapidamente, in un minuto faremo almeno 5 o 6 atti respiratori. Ciò che entra nell'apparato digerente ci entra e ci rimane per ore e ore. Che hanno problemi di tumore al polmone non sono i fumatori, no, sono molto di più gli intolleranti a una serie di alimenti, in primis quelli con il glutine. Il guaio è che i fumatori spesso sono anche mangiatori di glutine e quindi magari intolleranti. Però ci sono tanti non fumatori che sono che hanno in ballo la storia con il tumore al polmone e che si chiedono, eppure io non ho mai fumato. Non ti spieghi quando gente che non ha mai fumato poi si trova con un tumore al polmone. È vero. Il discorso di quei famosi bambini di un anno, di un mese di vita, 7 bambini a San Gerardo a Monza. 7 leucemie acute, non fumavano, non bevevano, non si facevano di droghe, niente. Beh, il criminale peggiore è il fumo. Ecco. Quello lì viene indicato come proprio il diavolo. Però un conto è capire se effettivamente il fumo è responsabile di malattie oppure se è una cosa da due soldi. E io credo che il fumo sia una cosa da due soldi. Credo che il fumo non sia responsabile di neanche un tumore al polmone. Beh, questa è una so che mi prenderò gli strali di tanta gente, ma ci sono in giro troppi non fumatori col tumore al polmone e ci sono in giro troppi bambini con polmoniti e broncopolmoniti. E il che mi chiedo, e come mai i bambini hanno sempre tosse, catarro, bronchiti e broncopolmoniti e non fumano? Però credo che ci siano anche proprio delle prove scientifiche del fatto che il fumo... No, ufficialmente che sia demonizzato c'è.
ma che ci sia ufficialmente una prova conclamata che il fumo è responsabile del tumore non c'è. E io sono uno che... Però è causa di altri... Io ho smesso di fumare da più di 30 anni, era il 1978. Ho detto no, Piero, tu, sei tu che comandi, non è la sigaretta, basta. Dall'oggi al domani l'ho buttata via e non ho più fumato. Però lei consiglia di non fumare in tutti altro i casi. Che, ma mi sono trovato anche in luoghi pubblici, ad esempio mi ricorda Bobby, erano gli anni 80, c'erano delle conferenze quindicinali, se non sbaglio, in cui intervenivano vari esperti sui problemi della droga, tra cui è intervenuto anche il prefetto una volta, in un locale pubblico dove c'era il cartello vietato fumare, nessuno si è degnato di dirgli signor prefetto la smetta di fumare, io, l'unico, che allora era un ragazzo ecco poco più che ventenne, gli ho detto guardi signor prefetto c'è il cartello vietato fumare e lui ha dovuto smettere di fumare. Beh, oggi siamo messi meglio da questo punto di vista, il fumo sì. Insomma è stato... No, no, ma nel senso che io non li sopporto, dico che sono stupidi i fumatori, buttano quindi via il soldi. Fumo, no. Ecco, sì. Poi, quanto ad alimentazione... Ma per le patologie dell'apparato respiratorio, ma è ben peggiore l'uso del frumento, dei cereali con il glutine. Lì sì che ci sta una grossa causa delle patologie respiratorie, ma grossissima. Enorme, però chi può dire in Italia non bisogna mangiare pane e pasta perché sennò vengono le patologie broncopolmonari, viene la BPCO, la broncopatia cronico ostruttiva, vengono. Il fumo non dirò mai a nessuno fuma perché ti fa bene, però sarò sempre quello che dice che il fumo non è il responsabile dei tumori al polmone. E mi spiace doverlo dire, mi spiace doverlo ammettere, mi spiace che la medicina ufficiale invece si è andata sprombattuto contro il fumo, si fa bene, va bene, è giusto che in locali pubblici sia vietato fumare, ma dietro il tumore al polmone c'è ben altro. Come pure ecco. Dietro tutte le patologie dell'apparato respiratorio c'è ben altro, altrimenti non allora, si capisce come mai i bambini si ammalano di broncopolmoniti, di polmoniti, di asma. Ma guardate, bisogna partire dal proprio... da zero e cominciare a guardare, osservare, vedere. Le caratteristiche principali delle patologie dell'apparato respiratorio sono contraddistinte dalla tosse e dal catarro. Sono le due caratteristiche fondamentali e si manifestano soprattutto nel periodo invernale e anche per questo c'è un motivo. Perché si abbassa la temperatura e perché non c'è la presenza del sole caldo, che è quello che ci permette di eliminare un sacco di tossine. D'estate sudiamo tantissimo dalle ascelle, questo. E le ascelle sono il punto di scarico, di sfogo di un sacco di tossine che invece d'inverno devono essere eliminate attraverso l'albero bronchiale. È tutto lì. Il succo è tutto lì. Poi basta guardare, vedere quando una persona comincia a manifestare la tosse e il catarro e allora da lì, collegandolo, non con quello che inala, non c'entra niente. L'aria entra ed esce costantemente. Non ha quasi neanche la possibilità di contaminare i polmoni. Ma il guaio è che i polmoni sono dei sensori, sono i sensori d'inverno soprattutto dell'apparato digerente. Ossia quando nell'apparato digerente finiscono delle sostanze, delle molecole che il nostro sistema immunitario non tollera, d'inverno, proprio in questa stagione qua, quando ci sono i freddi, quando non c'è un sole caldo e potente, praticamente i bronchi cominciano a reagire, i polmoni cominciano a reagire, a secondo poi delle caratteristiche individuali, dello stato di forza, di debolezza di quel sistema immunitario, della prolungata o minore esposizione a quelle tossine, o dal numero maggiore o minore di tossine, si hanno le varie patologie che possono essere più o meno gravi,
che possono colpire determinate parti dell'apparato respiratorio, e però tutto alla fine dipende non da quello che finisce. È inutile andare a curare i bronchi e i polmoni, non si risolve un bel niente. Per curare una bronchite bisogna curare lo stomaco, bisogna curare il cibo. E questo è quanto di più verificabile. È quanto di più verificabile ci possa essere, in tempi, ma non in tempi spaventosamente lunghi, in tempi rapidissimi. Mi viene in mente un caso stupendo che mi ha fatto un piacere enorme, di un signore, lui affetto proprio da questa famosa BPCOSI, broncopatia cronico ostruttiva, in cura da anni. E lui quella sera lì aveva avuto, dalle cose che io avevo detto, che tra le tante cose che abbiamo toccato, avevamo toccato anche il problema delle patologie respiratorie. E io davo la responsabilità in quell'incontro lì delle patologie respiratorie, della formazione del catarro, soprattutto a due alimenti. Uno, il latte e i derivati, e l'altro i cereali, e soprattutto i cereali contenenti glutine. E quest'uomo, ho fatto sta che è andato a casa e dal mattino dopo ha tolto dalla sua dieta, ma proprio così, drasticamente, ha tolto dalla sua dieta questi alimenti. E praticamente gli è passato la tosse. Praticamente quasi tutto, dottore. Se i bambini si trovano con questi problemi di asma e non lo risolvono, sì, e ricorrono ai cortisonici, ai vari spray, vi dicendo, e poi quando arrivano avanti un poco negli anni, si arriva a 50 anni e poi salta fuori la cosiddetta BPCO, ossia broncopatia cronica ostruttiva, perché lì poi la formazione di muco e di catarro e l'irrigidimento di tutta la struttura polmonare, ossia il polmone che poi perde la sua elasticità, perché il polmone è come se fosse una molla, ecco, una molla che si contrae e si espande, e più rimane elastico il polmone e meno problemi abbiamo, più il polmone diventa rigido e pieno di catarro, ossia che non è che c'ha appunto i famosi giacimenti, ma il catarro viene prodotto lì per lì dal continuo introduzione di un materiale che non è tollerato, e si va incontro a questa forma che adesso sta dilagando, e come la grande, le persone con questa benedetta BPCO sono in grandissimo aumento. Volevo farti vedere. E colpisce anche le persone che nel modo più assoluto non sono fumatori. Chiarisco, perché poi mi dicono che magari io sono uno che incita a usare le sigarette. No, io non incito nessuno e non do la licenza a nessuno di fumare, anzi mi danno fastidio, però ritengo che non sia così colpevole il tabacco come lo si vuole far passare. È decisamente meglio non fumare. Io ho smesso nel 1978, giusto, che quest'anno sono 40 anni senza sigarette, e mi dà fastidio moltissimo anche quando sono fuori per strada che uno mi fuma davanti, tanto per dire. Ma per l'esperienza che ho, e io parlo solo ed unicamente per l'esperienza che ho, non parlo per quello che leggo, che vedo, che sento, ma perché mi piace sempre metterci il naso, e vedo che ci sono delle sostanze che nel modo più assoluto debilitano i polmoni in un modo spaventoso. E il latte, i derivati del latte e il glutine sono tra queste sostanze. Basterebbe fare come al solito, i soliti studi comparati nelle varie popolazioni, andare a vedere i popoli dove non mangiano latte, derivati del latte, dove non mangiano il glutine, compararli con i popoli che utilizzano invece queste sostanze. E lì cascherebbe l'asino, e cascherebbe anche in modo molto sonoro. Ma peggio ancora del fumo, che quando entra dai polmoni, entra ed esce. Rapidamente. Ma il guaio è quando entra qui, nell'apparato digerente, tanto per dire, prodotti affumicati, formaggi affumicati, pesci affumicati, salumi affumicati, ma quelle molecole del fumo che si legano grandemente e saldamente con le molecole dei grassi saturi, e stanno ore, ore, ore o giorni a contatto col nostro sistema immunitario.
E lì sì che è devastante. Va bene mettere fuori legge il fumo, io lo metterei fuori legge anche in assoluto, guardate, non sto qua a dire che fanno bene a fumare, per l'amor del cielo. Però sono molto più tosti e terribili gli alimenti grassi quindi affumicati. Quindi tutti i prodotti affumicati, tanto buoni, la scamorza affumicata. Tosti, sì, vuol dire queste molecole, di queste molecole altamente tossiche, legate saldamente con dei grassi, per cui il nostro organismo già i grassi li deve smaltire con processi molto lunghi, a contatto per ore. Mi sta già rovinando la gioia e il piacere del barbecue estivo. No, ma calma, no, ma il barbecue è un conto. Ma se uno fa il barbecue con del pesce e se lo fa sulla piastra, il contatto non c'è col fumo. Ma quando un formaggio viene affumicato, viene appeso in una stanza e viene praticamente invasa quella stanza di fumi, e speriamo che sia solamente fumo di legno, di faggio, o per dire dei salumi o dei pesci, così. Ma lì il fumo impregna, si lega saldamente con queste molecole. Ho capito che c'è un processo chimico. E ad esempio salumi tosti e tremendi come lo speck. Lo speck, tra tutti quanti, io sconsiglio vivamente, vivamente di usare lo speck, perché non solo è un salume ricco di grassi animali altamente saturi, ma per giunta è affumicato, per cui tutte le tossine del fumo vengono trattenute dai grassi. Quindi una persona è come se introducesse, oltre ai grassi saturi che già si fa fatica a digerirli, anche le molecole tossiche del fumo. Che un conto è se uno fuma usando i polmoni, dove il fumo entra e esce rapidamente. Ma quando uno introduce del fumo, ossia delle molecole derivanti dalla combustione, si spera almeno che sia del legno, e non di altro materiale, ecco, e va a finire, queste molecole vanno a finire nell'apparato digerente prima che escano, ma ci mettono almeno 24 ore, almeno. Guardi che il maiale affumicato, e anche questo qua, mi ripeto, ecco, è peggio che fumare delle sigarette. Maiale affumicato fa decisamente più male che fumare sigarette. Perché le sigarette entrano dai polmoni ed escono subito. Il maiale affumicato, ossia le tossine del fumo, si legano con quei grassi lì del maiale ed entrano nell'apparato digerente e non nei polmoni, e prima che escono come minimo passano 24 ore. Le sigarette, il fumo, è meglio che le persone non fumino, ma le sigarette, il fumo entra ed esce dai polmoni, entra ed esce subito. Ma quando una persona introduce il fumo con gli alimenti e che entra nell'apparato digerente, prima che ne escano, come minimo passano 24 ore e uno si trova delle tossine a contatto con tutta la massa di sangue che c'è nell'apparato digerente, ecco, per 24 ore. A lei le conclusioni, so che le premeva dire qualcosa, sì. Un messaggio anche di speranza a chi sta combattendo contro un tumore ai polmoni. Persone che hanno tumore primario al polmone, persone che hanno metastasi, persone che hanno patologie come la fibrosi cistica, che praticamente tutto sembra incurabile, soprattutto il tumore al polmone è di quelli che ufficialmente non dà tanto scampo. C'è il segnale, c'è il sensore, il catarro e la tosse. Quindi quelli sono il vostro faro. Quando compaiono, guardate, scrivetevi che cosa avete mangiato. Anche un'inezia può scatenare quella reazione. E guardate che il tumore non viene a casaccio al polmone. E non è detto che venga ai fumatori e basta. Io sono una persona veramente contraria al fumo, mi dà fastidio l'odore del fumo. Sono stati fino a 30 anni fa fumavo, ho smesso attorno al 78-79, mi facevo sigarettine di trinciato e via dicendo. E poi mi sono detto cosa mi serve fumare, e sono io che decido se fumare o no, non deve essere il tabacco. E per cui proprio non sopporto la gente che fuma, buttano via più che la salute i soldi.
ma il tumore, se fosse vero che viene per il tabacco, dovrebbero avercelo tutti i fumatori. E non è così. E sono più i non fumatori che hanno il tumore al polmone. Perché la causa del tumore al polmone ha origine nell'apparato digerente. Quello che entra nei polmoni esce rapidamente e non è trattenuto. Quello che entra nell'apparato digerente rimane molto molto a lungo, per cui le molecole tossiche, dannose, dal punto di vista immunitario insopportabile, possono andare a creare dei problemi all'apparato respiratorio se quelle persone sono state programmate per avere come organo bersaglio il polmone. Quindi è meglio non fumare, ma sicuramente tra il pane e la pasta, e guardate che lo dico non per scherzo, lo dico ragion veduta dopo aver visto tante, ma tante persone colpite dal tumore al polmone. Il maggiore responsabile tra il pane, la pasta, quindi il frumento e il tabacco, è decisamente più colpevole il frumento. Il glutine colpisce molto più duro e duramente e in modo inesorabile del tabacco. Mi spiace doverlo dire queste cose, ma un medico deve essere onesto con se stesso e onesto soprattutto con le persone, perché le persone non vanno illuse. E guardate che non c'è rimedio che tenga, non ci sono cellule staminali, non c'è terapia del calore, non c'è terapia, niente di niente che tenga a bada una reazione immunitaria come quella che porta ad avere il tumore. C'è solamente la risposta del nostro sangue, del nostro sistema immunitario, che da solo pone rimedio se si toglie, se si elimina il contatto quotidiano con quelle molecole altamente tossiche. Quindi la speranza ci può essere, ma la speranza deve essere assecondata, deve essere assecondata dall'eliminazione della causa. E guardate che la tosse e il catarro vi vengono in aiuto. Sono un grande, grandissimo aiuto, sono la spia, sono il sensore, sono le vostre luci sul cruscotto che si accendano quando succede qualcosa nelle parti più importanti del nostro organismo.